La ciliegina sulla torta, il caro gasolio che accentua la crisi del settore pesca, soprattutto per quanto riguarda la marineria manzarese. Qual è oggi la situazione? Ah, la situazione, come dice lei, il caro gasolio è la ciliegina sulla torta se fosse un evento positivo, ma dato che si tratta di un evento negativo, diciamo che è la goccia che fa traboccare il vaso più che la ciliegina sulla torta. Il caro gasolio è l'ultimo dei problemi che si è scagliato, diciamo, sul settore della pesca e che secondo me porterà assolutamente alla chiusura delle attività di pesca così come noi le abbiamo finora conosciute. Come lei ben sa, il sistema della pesca vive, diciamo, sul sistema della compartecipazione, per cui aumentando le spese, anche i marittimi guadagneranno meno e dovranno essere integrati al minimo garantito dagli armatori, i quali non potranno assolutamente sostenere queste spese così ingenti e l'unica soluzione sarà, diciamo, legare le barche al porto e non lavorare più. In effetti, come dire, alcune conseguenze si intravedono perché parte della marineria, di ciò che rimane della flotta peschereccia, attualmente rimane qui ancorata nel porto. Sì, allora io le dicevo poco fa che il caro gasolio è l'ultimo dei problemi, che si somma agli altri problemi che già esistono. E quindi qual è il motivo che le barche lei le trova oggi sempre in porto mentre prima non le trovava in porto? Il problema è legato anche alle giornate di pesca che si possono effettuare, in quanto delle normative restringenti nel settore hanno ridotto enormemente le giornate di pesca, per cui i pescherecci rimangono per più tempo in porto perché non possono lavorare. Cioè, qui, oltre ai 30 giorni di fermo, che era quello, diciamo, canonico, si sono aggiunti altri 30 giorni di fermo aggiuntivo, si sono aggiunti il recupero delle giornate di pesca di sabato, domenica e festivi che si svolgono a mare. Quindi facendo un calcolo approssimato, non si lavora più di 6 mesi l'anno, diciamo, perché bisogna anche considerare le rotture, bisogna considerare il rimessaggio, bisogna considerare tante altre situazioni tecniche che un peschereccio deve affrontare nel corso Alcune dell'anno. voci danno per sicuro quasi, come dire, un fronte di protesta, un fermo completo. Ma guardi, già in tutta Italia le marinerie più grosse, Pescara, Civitanova, e tante altre marinerie si sono già fermate. Leggevo stamattina che a Pescara addirittura hanno portato in capitaneria sia i ruoli equipaggio che i libretti gasolio, che sono due elementi, insomma, che non ti possono fare prendere il mare senza questi due elementi. Quindi già sono stati consegnati in capitaneria proprio a dimostrazione che non vi è assolutamente nessuna voglia, nessun spiraglio per poter intraprendere l'attività di pesca. Come se ne può uscire? Ma guardi, purtroppo, diciamo, non è una situazione di facile risoluzione, nel senso che il gasolio è legato al costo del petrolio che attualmente per le note vicende internazionali sta subendo un innalzamento inaspettato. Quindi questo non è di facile soluzione, che per calmierare i prezzi occorre un intervento a livello internazionale e quindi non sarà un problema di facile soluzione. Potrebbero adottarsi a livello, diciamo, nazionale, ma nazionale sempre dobbiamo parlare di Comunità Economica Europea perché siamo legati, diciamo, all'Unione Europea, dovranno essere trovate delle soluzioni europee per calmierare i prezzi in prima battuta e poi degli incentivi, delle cose, ma che non sarebbero anche in quel caso risolutive, diciamo, del problema. Non saranno messi facili. Assolutamente no, assolutamente no. Credo che e dopo la pandemia ci aspettavamo, non era questa la soluzione che si aspettava, diciamo, ai problemi della pesca italiana e manzarese in particolare.